Nel prossimo settembre Papa Francesco sarà in visita apostolica nei paesi baltici, dietro invito dei vescovi e dei capi di Stato. Nei giorni tra il 22 e il 25, percorrendo gli stati della Lituania, della Lettonia e dell'Estonia, Papa Francesco incontrerà i giovani, i disabili, il clero e i religiosi, ma anche gli esiliati, i prigionieri politici e i sopravvissuti all'Olocausto. E questo a 100 anni dall'indipendenza dei paesi baltici dalla Russia. Un viaggio dentro la storia, dunque, quello di Papa Francesco nei tre paesi baltici. Un viaggio atteso anche dalle chiese sorelle cristiane che hanno in cuore, come la Chiesa Cattolica, il desiderio di aderire alla preghiera di Gesù, ut unum sint. Penso che questa collina nel cuore dell'Europa rappresenti proprio il desiderio di cancellare Dio che dal 1800-1900 ha un po' invaso i cuori degli uomini. Eppure alcuni uomini hanno tentato comunque di tirar fuori Dio e ogni croce rappresenta la fede degli uomini, dei popoli d'Europa. L'Europa ha vissuto un ventesimo secolo pieno di morti, di martiri, dai campi di concentramento ai gulag, da destra alla sinistra. Eppure la popolazione non ha rinunciato alla propria fede e questa collina, con ogni croce piantata da povera gente, da gente semplice, con la propria fede, è qui a rappresentarlo.